Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom, bentornati sul mio canale, benvenuti nell'undicesimo episodio di Fallout Shelter, almeno credo sia l'undicesimo episodio. Comunque, avete appena aperto il video e vi siete già spaventati perché avete notato grossi cambiamenti, ovvero 5.135 tappi, 5 cestini dal pranzo da spacchettare e 2 abitanti fuori. Phantom, cosa è successo? Ve lo dico io cosa è successo. Nell'ultimo video eravamo al quarto giorno più o meno di gioco della settimana. Sapete che al settimo giorno ci danno un cestino. Quindi io cosa ho fatto? Ho loggato ogni giorno e ci ho giocato quei 10-15 minuti in modo da raccogliere le risorse, far salire di livello gli abitanti e raccogliere i premi giornalieri. E sono arrivato al settimo giorno, ovvero oggi. Ho raccolto il mio cestino per il pranzo e ho shoppato 4 cestini del pranzo. Quindi oggi spacchetteremo 5 cestini del pranzo. Avremo 2 nuovi abitanti, quelli che stanno fuori la porta, non li ho ancora controllati, anzi 3 perché ce n'è un altro in attesa. E andremo a fare la missione di Halloween, ragazzi. Quindi andiamo subito a spacchettare. Primo cestino del pranzo, vediamo cosa otteniamo. Arma, fucile a cannemozza migliorato. Tappi. Lenti di ingrandimento. Acqua, che ci serve perché siamo in merda con l'acqua. Costume da scheletro. Wow, nuovo costume di Halloween. Forza più 2 e fortuna più 3. Secondo cestino di oggi, andiamo a vedere. Mappamondo. Tappi. Energia. Leggendario. Fucile al plasma perfezionato. Perfetto. Anche se già l'avevamo, ma un'arma in più così fa sempre bene. Costume da scheletro di nuovo, pala, tappi, acqua che ci serve, Craig Ross, un abitante con forza elevata, perfetto, andiamo avanti, vediamo un po', mappamondo, energia, dai, qualcosa di buono, fucile Gauss arrugginito, cazzo, il fucile Gauss, fantastico, ultimo pacchetto di oggi ragazzi, ultimo pacchetto. Mappamondo. Cibo. Tappi. 500. Leggendario. Infiltratore. Cazzo sì, infiltratore. Arma unica di Fallout 3 dell'espansione The Pit. Perfetto. Ragazzi, abbiamo ottenuto un animale. Picoe. Pecoe. Più 18 armi vestiti della zona. Questo sarà l'animale domestico di Baphomen. Perfetto, ragazzi. Animali. Gli animali possono potenziare i tuoi abitanti. Quelli più rari forniscono bonus migliori. Assegna un animale come faresti con un'arma o un vestito. Perfetto, ragazzi. Spacchettamento è andato, direi, egregiamente. Ragazzi, se volete altri spacchettamenti, cioè spacchettamenti, oddio, mini spacchettamenti. Quello importante l'ho già fatto, quello da 50 pacchetti. Se volete altri mini spacchettamenti, nella serie ditemelo. È apparso il misterioso e strano, aspettate. Eh sì, adesso vado a trovare. Non lo troverò mai. No, è qua. Che culo, l'ho trovata all'ultimissimo. Se volete altri mini spacchettamenti nella serie, scrivetemelo nei commenti, ragazzi, perché so che questa serie vi sta piacendo e che ci tenete. Allora, intanto il nostro caro amico, come si chiamava? Jacob, è salito di statistica forza, così che può fare la guardia alla porta del volto. Abbiamo un nuovo abitante che sta per arrivare, Harold Lewis. Perfetto, ciao Harold. E tra l'altro, ragazzi, guardate, posso di nuovo zoomare a mio piacimento. Allora, vediamo un po' il nostro inventario. Abbiamo tante belle cose. Siamo pieni di steampack. Ok, andiamo da Baphomen. Dove è Baphomen? Ecco qua Baphomen. Gli assegniamo subito il suo pecore. E lì cambiamo arma. Gli diamo un bel fucile Gauss se lo trovo. Fucile Gauss arrugginito. Perché lui lo merita, ragazzi. Tra l'altro mi sono dimenticato di controllare nel video precedente. Mi avete lasciato dei consigli. Adesso li controlleremo in live. Allora, andiamo sul mio canale. I miei video. Fallout Shelter 10 sulle tracce di Battle Capi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 22 commenti, vi ringrazio.
Allora, Alex the Video Gamer ci scrive: il vestito del fantasma lo trovi nelle missioni vere di Halloween, nella serie di tre missioni. Andiamo a vedere. Nuova missione, notte horror. Manda un abitante solitario vestito del fantasma a scatenare l'inferno. Uno dei tuoi abitanti si sente ispirato da un film horror che ha visto di recente. Questa è nuova e la faremo. Ragazzi, quelle di Halloween le faremo tutte. Il volto stregato. Questa è quella del precedente video. Quella che non potevo fare perché non avevo visto questa. Non avevo visto questa. Il racconto di Halloween. Scopri di più sul volto 31 alla libreria in rovina, che ci dà il vestito da fantasma, come dice Alex the Video Gamer. Quindi ti ringrazio, Alex, per questo prezioso consiglio. Poi c'era un altro commento di Johnny CND ci dice: Phantom, ti consiglio di creare la classe e metterci Cheryl Mason, perché già fa gli steampunk e anche il vecchio Longfellow per il Runaway. PS, ovviamente, visto fino alla fine, ho detto no, dai, già finito. Poi mi ero accorto che erano 21 minuti. Ti ringrazio tantissimo, Johnny, e grazie, grazie, grazie. Faremo subito una classe perché abbiamo tanti tappi. Poi c'è quest'altra nuova missione: Scherzi spettrali, spaventa quel che predoni. Non so parlare ultimamente. Che ci dà il vestito da scheletro che purtroppo già abbiamo, cioè purtroppo l'abbiamo trovato nei pacchetti. Ok, mi sto dilungando un po' troppo. Incominciamo a fare ciò che dobbiamo fare. Allora, vediamo un po' innanzitutto come equipaggiare i nostri abitanti del. Perché è triste lui? Ah, non lo so. A lui direi di cambiargli l'armatura e gli mettiamo questa, siccome siamo in tema, il costume da scheletro. Vomita piombo fa fino a 24, vediamo se ho qualcosa di meglio. 17, 20, no, non ho niente di meglio, purtroppo. Poi a lui, che sta qua, non fa un cazzo. E diamo sempre costume da scheletro. Baphomen, cioè Baphomen è il nostro tizio che va fuori. Sapete che vi dico, lo do a Baphomen il costume da scheletro, perché se non sbaglio. Vedete, da fortuna più 3 ma anche forza, quindi. Ehi, Baphomen se lo merita di più. A lui e a questo tizio gli lasciamo la tuta del volto normale. E a Baphomen gli diamo il costume da scheletro, così potrà spaventare qualche povero rattotalpa fuori nella zona contaminata. Poi lui che sta qua triste, Herbert Fox. Vediamo se ho qualcosa da dargli. Questo? Ti do questo che ti dà più percezione. E ti do anche un'arma, dai, mi sento buono. Comirino migliorato. Allora, vediamo, 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 vediamo. Cominciamo ad armare la gente. Gerald Drake, a.k.a. Marcus Crone. Gli diamo il fucile a plasma perfezionato. Poi ci sta lui. Perché da solo in cucina? Che cosa? Ok, vediamo se tra i candidati qua fuori ci sta qualcuno bravo in cucina. Percezione. Questo è più o meno bilanciato. Lui eccelle in carisma e forza, però anche in cucina. Quindi non rompere i coglioni, mio caro Craig. Potresti essere sinergo, perché ci assomigli. Vai in cucina. E gli diamo a lui l'infiltratore. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto di buttare qualcosa. Pistola laser arrugginita, ne ricicliamo una. E ci ho dato una sveglia. Come cazzo è possibile che una pistola laser ti dia una sveglia? È un ventilatore. Perfetto. Possiamo buttare qualcosa qua. Carabina BB la buttiamo assolutamente. Pistola arrugginita la buttiamo assolutamente. Cioè, buttiamo, la stiamo vendendo. Non abbiamo più spazio per gli steampack. No, non ho spostato qualcuno, rimani qua. Niente, ragazzi. Vediamo anche l'ora dobbiamo assegnare. Allora, tu col codino mi sai tanto di hipster, qualcosa del genere. Ti assegno percezione 2, forza 2, agilità 1. Non sai fare un cazzo. Ti assegno i dormitori. Qualcuno che è un po' più intelligente di lui? Intelligenza 1, tu quanto hai di intelligenza? Ma siete degli stupidi! Lei mi piace assai, l'assegnerò agli steampunk. Però gli cambio il vestito, gli metto il camice da laboratorio e gli do anche un'arma. Tra l'altro dobbiamo dare l'arma anche a Mister Codino, ovvero lui.
Gli do un fucile a canne mozze. Devono essere tutti armati i miei abitanti. Lei gli do un fucile a canne mozze. Vendiamo la pistola, questa qua. Abbiamo ancora 4 armi da assegnare. Vediamo un po'. Loro sono tutti equipaggiati? Fucile da caccia, caccia, canne mozze. Vabbè, lui ha la sparachioli. Fucile a canne mozze, pistola laser, leva. Lucas senza suo amato fucile, lui ha il fucile da caccia. Lui ha i pugni, quindi gli diamo un fucile a leva. Non si sa mai, ragazzi, mettete che ci attaccano, quindi devono essere tutti belli che armati. Ultimamente ci sono troppe pistole. Ok. Scusate ragazzi se mi sto dilungando in stronzate, ma questa è una cosa che dobbiamo fare. Perché devono essere tutti armati nel caso di possibile attacco. Dobbiamo assegnare anche lei, che ha percezione elevata. Cioè, elevata, oddio. Ha però percezione, quindi la mandiamo là. Ok, il volto si è ristabilito. L'acqua, diciamo che va bene adesso. E ragazzi, abbiamo sbloccato una nuova stanza. Dobbiamo creare anche la classe, come ci ha detto Johnny, quindi creiamo la classe. Officinatesele, assegna gli abitanti qui per aumentare l'intelligenza. Classe che creeremo qua sotto. E ci mandiamo Cheryl Mason, che dovrebbe essere lei. Amber Mason, non Cheryl. No, lui ha detto di mandare Cheryl però, la figlia. Ah, non la troverò mai quella là. Dov'è che potrebbe essere? No, vabbè, credevo intendesse lei, quindi mandiamo lei a studiare. E rimandiamo la guardia. A fare la guardia alla porta. Ok, ragazzi, abbiamo fatto tutto ciò che volevo fare oggi. Adesso andremo a fare la missione di Halloween. Però prima di andare a fare la missione di Halloween vorrei ampliare la stanza di Longfellow, quella dei Runaway. Energia tanto ne abbiamo, quindi possiamo farlo. Allora, vediamo un po'. Laboratorio. E lo ampliamo. Ok, così, perfetto. Vediamo le missioni, tra l'altro. Dove sono? Obiettivi, eccoli qua. Sali di livello 4 volte nella zona contaminata. Ci sta, ottieni 160 di energia in meno di un minuto. Questa la teniamo, porta la felicità dei 4 abitanti al 100. Togliere questa. Vediamo la fortuna. Vendi 75 armi o vestiti, però mi dà 1200. Prima o poi ci arriveremo con quella missione. Abito formale della battaglia e tenuta militare. Per ora nulla di utile. Andiamo a fare la missione, ragazzi. Ho perso il misterioso estraneo. Ogni volta che devo fare qualcosa per il misterioso estraneo. Non lo vedo, ragazzi. Sarò io cieco, ma non lo vedo. Eccolo. No. No. Era qua. Va bene. Adesso andiamo a fare la missione che stavate aspettando. Ovvero racconto di Halloween. Scopri di più sul Vault 31 alla libreria in rovina. Con l'avvicinarsi di Halloween, la storia del Vault 31 e del suo misterioso passato viene di nuovo raccontata. Il Vault è davvero infestato o c'è dietro lo zampino di qualcuno? Risolvi questo mistero. Andiamo a farlo. Ovviamente la squadra la sapete. Longfellow, Lucas Sims e il nostro caro John Peterson. Steampack gliene diamo in quantità perché ne abbiamo. Runaway non abbiamo tantissimi. Iniziamo ora spendendo una Nuka Cola Quantum. Racconto di Halloween. Siamo a 13 minuti e dobbiamo fare una missione di Halloween, ragazzi. La prima di tante. Innanzitutto mi scuso se Fallout Shelter non esce spessissimo, esce ogni settimana in pratica. E questo mi dispiace, ragazzi. Scrivetemi nei commenti se volete che esca almeno 2 volte alla settimana. Scrivetemi i giorni magari in cui volete che esca Fallout Shelter. Così vedrò di organizzarmi per registrare i video e farli uscire nei giorni giusti. Allora, innanzitutto vediamo un po'. È enorme sto posto. Urla? Sento delle urla? Nessuno le sente? Sarei impazzito. Andiamo nell'altra stanza e vediamo cosa incontriamo, se incontriamo delle spaventose creature oppure no. Oddio. Ratti talpa però facilmente eseguibili, cioè facilmente non so cosa dire.
Come si dice? Ah, fanculo. Ragazzi, mi scuso se appunto non so parlare. Ma non è colpa mia, capitemi. Sono le 7 del mattino, io non ho ancora dormito e sto registrando. Quindi ci può stare. Ok, tra l'altro c'è anche la madre dei ratti talpa, che però dovrebbe andare giù abbastanza semplicemente. Altri ratti talpa spuntano, questa cosa non la sapevo. Cioè, credo che spawnava solo un'ondata di ratti talpa. Amo questi momenti di stallo dove in pratica guardano il nemico e poi dopo si ricordano che bisogna spararlo. Due steampack, una carabina BB che fa schifo, un fucile a leva. Non temere, ci sono io, sono una bella persona. No, 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 no. Cazzo, là ci stava una scatola ad aprire. Vabbè, torniamo indietro dopo. Con un colpo ne ha fatti fuori due o sono io che ho visto male? E in realtà ha sparato anche John? Probabilmente. Un progetto per un'armatura. Un altro progetto, però questa volta di un'arma. Perfetto, stiamo tenendo tanti progetti. Tra l'altro dovremmo incominciare a fabbricare qualcosa, anche se... Ci siamo rifatti la nuca con la Quantum che abbiamo usato per arrivare qua velocemente. Tra l'altro dovremmo fabbricare qualcosa anche se per adesso non possiamo fabbricare armi di un certo calibro. Scarafaggi radioattivi. Non mi sembra per nulla complicata questa missione, cioè una missione di Halloween e mi mandi solo bestie che incontro tutti i giorni? Seriamente? Dettagli. Ok, vediamo un po'. Del filo abbiamo trovato. Una macchinina. È un progetto per un'arma. Stiamo trovando tantissimi progetti. Spero di trovare anche i progetti dei temi perché quelli mi interesserebbero assai. Questa stanza è enorme. Che cazzo è questo? Buon Halloween, sono Howard Phillips, l'attuale bibliotecario. Grazie per aver risolto il nostro problema di infestazione. Come posso sdebitarmi? Se niente sul Vault 31. No, ma chiedi Harborburst. Alla vecchia fabbrica di dolci. Tieni, prendi il mio costume. Grazie, bibliotecario. Un grande e brutto presentimento. Odio ste missioni per il fatto che ci sbattono da un luogo a un altro. Nessuno ti ha chiesto come stai. No, 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 fermi, fermi, fermi. Fermi! Puttana troia. Tra l'altro l'avevamo presa la scatola. No, non l'abbiamo presa. O forse sì, non mi ricordo, Cristo Dio. Vabbè, quando finiamo di esplorare tutto, ritornerò in quella stanza a controllare. Però torniamo qua che dobbiamo prendere il cassettone. Adesso potete ritornare qua. Boom. Runaway e fucile a leva. Perfetto. Vediamo un po' cos'altro ci riserva questa biblioteca. Runaway è uno steampack. Ovviamente altri steampack. Stavo per dire, ovviamente mi dimentico di prendere le cose e vado da una stanza a un'altra, ma poi sono riuscito a cliccare in tempo. Andiamo all'ultimo piano. Sicuramente sarà infestato dai ghoul. Non credo, però. Dovrebbero assumere un messaggiatore. Sono così in tensione. Ah, massaggiatore, non messaggiatore. Che cazzo sto a dire? Phantom, per l'amor di Dio, non registrare quando sei in after. Un altro boss. Scarafaggio radioattivo luminescente che è andato giù subito. Andiamo di spawn. 2x5. Perfetto. Pistola laser. Tra l'altro siamo arrivati anche a un buon punto del vault. Perché abbiamo più o meno tutti gli abitanti armati con armi che fanno dai 5 ai 20 danni. E per ora è fantastico. Non ci hanno mai attaccato i Deathclaw, quindi è una cosa buona. Scorpioni radioattivi non abbiamo ancora visto. Per ora sta andando più che bene. Abbiamo avuto qualche problema con le risorse, ma quello è normale, ragazzi. Più che altro mi preoccupa la felicità degli abitanti, perché se scende a zero, ci abbandonano. Clicca. Armatura. Perfetto, torniamo al vault. Dove diavolo... Ok, qua. Scoprire più sul vault 31 alla libreria di rovina. Torna al vault. Costume da fantasma, progetto per armarara, progetto per armarara. Ragazzi, io direi di fare un'altra missione se abbiamo abbastanza nuca con la Quantum. Questa è stata davvero molto rapida. Tra l'altro devo dare il costume da fantasma a qualcuno. Io lo darei a John, non so perché, perché Lucas è on... Lond...
Longfellow, stavo dicendo, non Old Longfellow, il contrario, complimenti Phantom. Lo darò a John perché loro due sono personaggi unici. Raccogli. Un abitante ha trovato un progetto nella zona. Coltello da macellaio. Pistola dell'istituto, fantastico. Non l'ho mai avuta quella, tuta da ingegnere. Tra l'altro, ragazzi, scrivetemi nei commenti per favore a cosa serve questo lae. So che è tipo endurance, che sarebbe stamina. Ma cosa serve? Cioè, serve solo nel ripostiglio. Ok, abbiamo ottenuto parecchie cosette. Ragazzi, tranquilli che se abbiamo abbastanza quantum siete di nuovo in missione, quindi non vi preoccupate. Vediamo un po' il nostro inventario. Buttare. Buttare. Vestiti. Costume da fantasma. Pigiama. Lo terrei. Questa la buttiamo. E basta. Allora, il pigiama lo diamo a lui. Perché ci sta. E a John gli diamo il costume da fantasma. John, vieni qua. Lo so che è una forza sovrumana, però ti becchi il costume da fantasma. Guardatelo che bello, il nostro John con una sparacchio di direi di tenerlo per sempre così. Allora, ragazzi, andiamo a vedere le missioni. Questa ci mettiamo 7 ore e non credo di farla oggi. Questa probabilmente la farò in un altro video e vi skipperò le ore di attesa. 1 ora e 50, verso ovest, il mistero del Vault 31. Potremmo... Se il cane del vicino la smettesse di abbaiare, potremmo fare questa, che è il continuo di quella che abbiamo fatto prima. Scoprire più sul Vault 31 grazie a Herb West. Ancora devi abbaiare? Figlio di Troia. Ecco. Alla biblioteca mi hanno detto che tale Herb West potrebbe avere informazioni sul Vault 31. Devo rintracciarlo presso la vecchia fabbrica di dolci. Ci dà un'arma rara, un vestito non comune, credo, o comune, e 500 tappi. Dobbiamo farlo. Poi faremo anche questa che ci dà il cestino. E ovviamente le faremo tutte. Requisiti... Ah, non ci serve il costume da fantasma. Però vabbè, mandiamo comunque John con il costume da fantasma perché fa figo. Questa ormai è la nostra squadra brevettata. Poi ditemelo nei commenti, ragazzi, se magari volete che cambio squadra. Perché questi personaggi magari vi hanno scocciato e perché li vedrete in ogni fottuta missione in pratica. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare in tempo. Siamo a 22 minuti, spero di finire entro i 35, perché altrimenti devo editare il video. Ci metto ore a editare e ci metto poi ore e ore e ore a renderizzare. Siamo arrivati, cerca Herb West alla vecchia fabbrica di dolci. È enorme il posto, come sempre. Ok, i nostri tre impavidi eroi sono arrivati sul posto, vediamo un po'. I ghoul. Questi sono più tosti, perché oltre a farci danno, ci danno radiazioni. E il nostro caro Herb... sì, Herb, ciao. Il nostro caro John sta soffrendo. Parecchio. Li abbiamo abbattuti. Progetto per arma steampunk, tappi. Si va di qua? Perché no? Non so se è stata una buona idea mettergli il costume da fantasma, però siamo in tema, quindi. Steampunk. Più che altro, mi spiegate perché ogni volta che andiamo in un luogo a cercare informazioni. Cosa di un tema? Un progetto per un tema, fantastico. Perché quando andiamo a cercare informazioni dobbiamo trovare una persona? La persona si rifugia puntualmente in un edificio infestato da... O mostri o ghoul. Perché? Che cazzo di problemi hai? Più che altro, come hai fatto a saltare tutti quei mostri? Cioè, come hai fatto a sopravvivere? Arriviamo qua, noi dobbiamo fare piazza pulita. Pavimento, appiccicoso. Cosa può essere un pavimento appiccicoso? Pavimento sporco. Tra l'altro, perché tutte queste stanze vuote? Non che mi dispiaccia perché... Mi velocizza la missione, quindi. Tra l'altro, lasciate un fottuto mi piace perché abbiamo portato due missioni in un solo video. Tappi e pistola. Non... Spero che non si sia buggata la missione che non spawnino i nemici, però. Non credo. Ho un gran brutto presentimento. Nessuno ti ha chiesto come stai.
Cioè, che cattiveria oggi. Vediamo un po'. Allora, qua c'è l'ascensore, quindi premo zoom. Qua una stanza tipo così. Poi qua ce ne sarà un'altra più lunga e qua un'altra. Quindi tre stanze facciamo. 4, 5, 6, 7 stanze in totale più o meno, secondo me ci mancano. Vedete, avevo ragione sulla stanza di qua. Oh, finalmente nemici. Mi piace combattere. Tra l'altro sono tantissimi. Un'infestazione di radioblatte. Oh, comunemente chiamati scarafaggi radioattivi. Una pala? Voi mi spiegate come uno scarafaggio possa trasportare una pala? Ma si sa, in prigione trasportano le sigarette, quindi perché non trasportare una pala? E poi tra l'altro questi sono scarafaggi molto più grandi degli scarafaggi normali, quindi ci sta. Tra l'altro curiamo il nostro John che sta messo male. Un guantone da baseball, un fucile. Progetto per il tema? Fantastico. Dopo di tutto, perché lasciarlo qui? Anche tu c'hai ragione, Lucas. Tra l'altro spero che il tema che stiamo costruendo, diciamo che stiamo trovando i progetti, sia della confraternita d'acciaio, perché ad victoriam tutta la vita, ragazzi. Dai, non mi fa cliccare. No, mi fa cliccare là. Porca puttana. Li faccio uscire. E clicco. Perfetto. Non è che ci voleva la scienza di Gesù Cristo a farlo, però. Abbiamo trovato un tipo mascherato. Che cosa ci fai qui? Sto cercando informazioni sul Volto 31. Chiunque si avvicina, scompare. Credo sia infestato. Forse l'ufficio locale della Voltech ne sanno qualcosa. Ovviamente ci fanno rimbalzare da un posto a un altro. Confortante, no? Morire tutti insieme. Che zoomata che ho fatto, scusate, ragazzi. Esploriamo le ultime due stanze. Fucile da caccia raro. Tuta del Volt corazzata. Tra l'altro abbiamo finito la missione e siamo a 27 minuti. Perfetto, fucile a canne mozze. Guardateli che si buggano. Progetto per armatura. Possiamo tornare al Vault. Torna al Vault. Vuoi che gli abitanti tornino nel Vault? Certo. Due frammenti di progetto per temi e un fucile da caccia temperato. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto due missioni in un solo video. Incredibile, abbiamo anche aperto 5 pacchetti. Ehi. Questo video è fantastico. Tra l'altro, mi dispiace per l'inquinamento acustico che c'è in questo video, ma io di solito registro di notte, sto registrando di prima mattina perché non ho dormito e avevo tempo, quindi mi scuso se avete sentito prima il cane che abbaiava dei vicini, ma non ci posso fare niente, al massimo vi taglio la parte dove abbaia e ve la muto. E raggiungiamo il nostro volto ora, che tra l'altro stiamo finendo le scorte di Quantum. Spazi, costruisci il postiglio, vendi altri oggetti. Oh cazzo. Oh cazzo, 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 cazzo. Aspetta, aspetta. Vendi oggetti comuni. Facciamo vendi oggetti comuni. Li ha già venduti gli oggetti comuni. Ah, ok. Possiamo. Che figo. Possiamo selezionare cosa vendere. Questo cos'è? No, il fucile a caccia. No, anzi, vendilo. Ok, questo vendilo. Questo vendilo. Ok. Vabbè. Ah, ok, cliccando ci fa vedere il valore in tappi, perfetto. Raccogli. Tuta da pilota avanzata. Questa non l'avevo mai vista. Stecca da biliardo. E tra l'altro apparse misteriose e strane. Trovato un frammento di progetto, mensa di Minuteman. Va bene. Ok. No, due di mensa di Minuteman, che palle. Ok, rimandiamoli alle loro mansioni. Ovvero, non mi ricordo. Allora, aspetta, lui sarebbe P più 5, però no. Lui stava tipo qua. Lo mandiamo là. Poi chi c'era? Ci stava Lucas che stava qua. E ci stava Longfellow che stava in Radaway. Ok, ragazzi. Tra l'altro Baphomet lo dobbiamo mandare fuori, quindi adesso lo mandiamo fuori a esplorare. Guardate il nostro caro
John come si destreggia col suo costume da fantasmino. Tenuta sportiva, che è quella di John, quindi niente, non la tocchiamo. Abbiamo ottenuto tante belle cose, siamo pieni di tappi. E dobbiamo costruire la classe. No, no, l'abbiamo già costruita. Che cazzo sto dicendo, ragazzi? Questo è l'Alzheimer. A 17 anni ho l'Alzheimer, perfetto. Dobbiamo potenziare. Attacco dei ratti talpa. Oh mio Dio, un ratto ta due ratti talpa ci hanno attaccato. Speriamo che questi due idioti ce la facciano ad arginare il problema, perché veramente. Ok, perfetto. Ciao! Tra l'altro lei è nuova. Tu potresti diventare una grande persona che può essere fecondata per produrre altri bambini. Che cosa orribile che ho detto. Tra l'altro no, merda, ho venduto il vestito corazzato del volto, potevamo darlo a lei. Ma va bene comunque. Perché lei è qua? Non sto capendo. Perché lei è qua? Appunto, vattene via tu. Boh, ragazzi. Queste cose non le capirò mai. Magari sono mie distrazioni, ma ti dubito. Allora, prima di salutarci, siamo a 31 minuti. Potenziamo un paio di stanze in modo che siano più efficienti. Questa, quanto ci viene? Quanto costa? 1125, la potenziamo. Dovrebbe essere a livello massimo. Appunto. Il generatore, 1500, direi di potenziarlo, perché ci serve assolutamente. Anche qua potenziamo, ragazzi, ci servono queste cose. Cazzo, ho potenziato una stanza da 2. Qua adesso se ne metto un'altra devo potenziare. Ah, merda. Va bene, comunque. Laboratorio direi di lasciarlo a 2, infermeria pure a 2, la mensa è già al massimo, no, 1500. Ragazzi, fantastico, migliorato al massimo, diventa di Halloween. Non avvicinarti troppo, non mi senti in gran forma. Ma che c'è la salute al massimo? Brutta stronza. Tra l'altro, invece, secondo me hai una gran forma di ipocondria. Non so cosa sia, ragazzi. Devo fare un bello screen per la miniatura del video. Quindi rimanete qua fermi così. Io zoom. Possiamo fare il tema? Ah, ok, Halloween è standard. Perfetto, fantastico. L'ha salvata la foto. Quello sì. Soprintendente ha avuto fiuto nell'assegnarmi questa missione. Cosa stai facendo? Stai bevendo Nuka Cola. E faccio la foto così, tanto per. Siamo senza energia. Attenzione, siamo senza energia. Cioè, non è che siamo senza energia, però. Non produciamo abbastanza energia. Cioè, migliorare una stanza ci fa. Ah, cazzo, 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 questa è una cosa da calcolare. Al più presto dobbiamo creare un nuovo generatore. Io direi di crearlo più sotto, visto che sotto non ci stanno generatori, quindi lo creiamo subito, ragazzi. Generatori, le mense e i depuratori d'acqua sono fondamentali. Chi ci mandiamo però? Non so chi mandarci. E ci mando lui a lavorare da solo per ora, che tanto lui da solo dovrebbe gestire la situazione alla porta del Vault. Ragazzi, termino qua questo video di Fallout Shelter numero 11, dovrebbe essere. Spero che vi sia piaciuto, so che è stato davvero lungo. Come nell'altro video, se sei arrivato fin qui, scrivimelo nei commenti e te ne sarò grato. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete consigli utili o no, oppure no, scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale. Se ancora non siete iscritti, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.